Salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di mod. Oggi andremo a vedere una delle mod più famose in assoluto per Kerbal, la BD Armory, mod che aggiunge parecchie armi, razzi, mitragliatrici, radar, sistemi di puntamento, eccetera, e che è sviluppata dal nostro amico Paolo, o Bahamuto per gli utenti normali, cioè Paolo sarebbe il vero nome, però si chiama Bahamuto. Che non lavora ancora per Squad, non capisco perché. È troppo bravo, dai. Allora, no, non qui. Mi serve una capsula. Ok. E poi dei piloni. No. Ok. La BD Armory ha la sua tab. Categoria personalizzata, però le parti sono comunque presenti in utility, il che può creare un po' di confusione, però è così, quindi sì. Allora, cominciamo subito dalla prima. Abbiamo la calibro 50, torretta doppia. Eccola qui. Che ovviamente utilizza munizioni calibro 50 e abbiamo la sua scatoletta di munizioni che contiene 1200 colpi. La mettiamo qui. No. Sotto la su qua, va benissimo. Poi abbiamo anche altre scatolette da 20 e 30 mm. Poi abbiamo la GAW8, ovvero la Brutt della 10 Warthog, 30 mm, 7 canne a rotazione. È grande come un'auto nella realtà quest'arma, quindi giusto piccolina, e ha bisogno dei suoi 30 mm. Li mettiamo qui. Poi abbiamo l'Howitzer. Magari solleviamo questi. Howitzer che spara cannoni da 105 mm, come la torretta dell'Abrams. Colpi da 105, che no, sono nella tab sbagliata. Mi pareva giusto, eccoli qui. Cannon Ammunition Box, la mettiamo qua sopra. È giusto un po' più grande. E contiene questa 100. Sì, 100, cosa sta dicendo? 10 colpi da 105 mm. Poi abbiamo la chain gun. Girati. Distante. No, un po' più distante magari. Ok, chain gun che è praticamente il cannoncino che è sotto il muso della Apache. Cannoncino sempre da 30 mm, le munizioni le abbiamo lì, quindi facciamo munizioni condivise. Però, ok, che cosa? Andiamo. Serve un altro filone qui. Ok. Poi abbiamo il ok. Come si chiama? Oerlikon Millennium Cannon, cannone antiaereo. Quindi cannone antiaereo. E spara agli aerei, cioè semplice, fine. Colpi da 105 ci sono già, quindi basta. La torretta dell'Abrams invece ve la mostro sul suo carro armato apposta. E poi abbiamo la Vulcan qui, girati, bene. Vulcan 20 mm a 7, no, 6 canne questa volta. Serve una scatoletta da 20 mm qua. Ok. E per il momento queste sono tutte le, tra virgolette, armi che spa. No, aspetta, ne ho dimenticata una. Esatto, è la Vulcan, quella nascosta. Che è la stessa cosa, solo che è nascosta. Wow, non l'avreste mai detto. Poi mi serve anche il Weapon Manager. Weapon Manager che è un piccolo aggeggio che si mette su qualsiasi craft e che vi permette di controllare i craft della BD Armory, altrimenti non vanno. Attiviamo il Weapon Manager, si può attivare anche da qui. Allora, trigger armato, weapons, scegliamo le armi che vogliamo scegliere. Iniziamo con la calibro 50, che come vedete esce. Bellissima animazione. E che vi basterà utilizzare il mouse per sparare.
C'è anche l'animazione dei bossoli che cadono. Ora all'Abrams non faccio niente, però i colpi rimbalzano e basta. Ok, no, ha distrutto, mi sa, l'armatura addizionale. Ma è armatura addizionale, quindi niente. Gawot, che ovviamente non è direzione. Cos'è? Ma no, quello è un colpo che sta cadendo. Gawot, che non potete direzionare i colpi, è fissa. Beh, dai. Ovviamente tutte le armi hanno un livello di surriscaldamento, quindi cercate di non incepparle. Come adesso. Nagawoto si surriscalda molto velocemente. Andiamo all'Howitzer. Howitzer che ha un piccolo gioco, come saranno forse 20 gradi, diciamo di sì. È bellissimo il suono del reload. Ok. Spariamo al... Mi ha fatto esplodere e mi sa altra armatura addizionale, vabbè. M230 Chain Gun. Mm, 30 mm singola ripetizione. Animazione molto... sono bellissime le animazioni, potrebbe lavorare per Squad. Poi abbiamo il Millennium Cannon. Tasto destro, come vedete abbiamo default detto, sarebbe detonation. Possiamo scegliere la distanza a cui i colpi esplodono, perché esplodono in aria. Quindi mettiamo ad esempio un chilometro. Ed esplode in aria. Se mettiamo invece... il minimo, 500 metri. Esplodono lì. Sì, però se sparo direttamente ovvio che esplode. Il massimo invece è 3,5 km, quindi io sparo. E là esplode. 3,5 km è un po' inutile, però ok. Giù. Poi abbiamo la Vulcan nascosta. E la Vulcan torretta invece, che si può manovrare, mi sembra, sui 120 gradi, dai. Sì. Traccianti rossi questa volta. Ok. Tiriamo via tutte le armi e andiamo sul... Ok. Sul nostro Abrams, che come vedete è tutto surriscaldato, perché la BD Armor utilizza un sistema strano per infliggere danno. In pratica ogni colpo infligge calore al colpo che va alla parte che va a colpire, e quando questa parte arriva al calore massimo esplode, che è circa 2000 gradi per tutte le parti, che è un sistema abbastanza intelligente. Adesso meglio se disabilito tutti i cosi perché danno un po' fastidio. Attiviamo il nostro cannone dell'Abrams. Ora se si sbloccano i freni. Ah, non ho corrente. Accendiamo i motori jet per fare corrente come in quello vero. Visore della cabina. E fuoco. Quanto l'ho mancato. Ok, niente visore della cabina. Ora. Ora sì, l'ho colpito. La visuale è bloccata, come vedete. Che è una cosa strana. Avrei preferito che la visuale seguisse il cannone, però è fatta così, quindi. Abbiamo anche delle ruote rotte. Ma non mi interessa. Aia, mi sono fatto esplodere da solo.
Insomma, questo è per il momento. Sì, qua ho distrutto una luce d'atterraggio prima. Aspetta che distrugga anche l'altra. Voglio il mirino, però. Perché non riesco a prenderla? Quindi queste erano tutte le armi dal punto di vista di cannoni, mitragliatrici e cannoni e altri cannoni. Ne ho dimenticata una perché quella è un caso a parte che vi mostrerò dopo. Ora andremo a vedere tutte le bombe. Qui abbiamo un bellissimo A10, tutti i craft sono stati costruiti da Red, quindi grazie a lui. Ci sono anche dei piloni, dei missile rail qui, che si può scegliere l'altezza e lunghezza e basta, perché non puoi scegliere altro. E qui andiamo a vedere un po' di armi varie. Abbiamo i primi qua al centro sono gli AIM 120, andiamo che li trovo. Eccoli qui, sono radar, sì, radar. Sono missili guidati radar a lungo raggio, quindi fino a 20 km, anche perché dopo non si carica più la fisica, quindi è un po' inutile. Questi invece no, perché l'ho staccato. Ctrl Z. No, no. Ok. Sono i Rocket Pod, ce ne sono due. Abbiamo l'S8COM, che sono 23 missili non guidati. E se trovo l'altro, qui, l'Hydra 70, che ha 19 razzi non guidati. L'Hydra 70 è praticamente quello dell'Apache. Sempre tutta Apache. Comunque, missili non guidati, quindi non sono molto efficaci. Questi qui, invece, sono i Maverick, missili aria-terra guidati laser. Appunto, laser serve un pezzo speciale. Eccolo qui, il targeting pod. Metti qui. Che vi farò vedere dopo. Poi abbiamo qui le bombe classiche, le MK82, non sono niente di speciale. 500 libbre, poi abbiamo la MK82 che invece è una bomba sempre 500 libbre con però l'airbreak, quindi se volete fare bombardamento a bassa quota lei rallenta e quindi non vi fate saltare in aria. E poi la JDAM 1000 libbre guidata a GPS che vi farò vedere dopo. Dei missili aria-terra c'è anche un altro, l'Hellfire, che è questo qui più piccolino, sempre laser, però è meno potente, quindi è più bello il Maverick. Allora, prendiamo un po' di distanza dal nostro carro armato, che è il nostro bersaglio al momento, dato che l'antiaerea non ci serve per il momento. Ve lo farò vedere dopo. Quindi attiviamo il nostro targeting pod. E poi, utilizzando queste freccette, lo manovriamo per andare a cercare il nostro bersaglio. Come vedete, là in fondo c'è un pallino. Lock target. Zoom in. Ecco, trovato il nostro bersaglio. Weapons. AGM. Armato. Facciamo un altro passaggio intanto. Gimbal limit. Beh, ovviamente la telecamera non può andare all'indietro perché altrimenti non vede niente. Quindi si ferma, a un tot. Intanto sganciamo le bombe. MK82. Come vedete abbiamo un piccolo mirino. Zoom in. Ok. AGM-65, pronti a sparare. Bersaglio distrutto. Unlock. E ora possiamo spegnere il nostro targeting pod. Targeting pod che deve essere utilizzato solo per roba che va guidata laser. Quindi sì. Ora attiverò l'autopilota.
che è un altro modulo, Activate Autopilot, 1500 metri, 900, Stealth Factor. Perché mi ha sparato adesso? No. Non sparare, cattivo bot. Deactivate, un attimo. Mi metto sopra il KSC e poi vi parlo dei sistemi terra-aria per colpire appunto i bot. Velocità massima, facciamo 160 metri al secondo. Ok, il nostro bot adesso rimane in volo. E questo razzo prima o poi si schianta. Allora, qui abbiamo il nostro radar. No, range meno, ok. Radar che è un locking radar, quindi è in grado di lockare un target mentre cioè, mentre va. Allora, qui abbiamo un puntino, che è il nostro razzo che si sta schiantando, e poi il bot che al momento ho perso di vista. Eccolo qui, tornato, lockato. Come vedete lui si gira, lo segue, e abbiamo una X perché è alleato. Ma se noi andiamo sul bot, team B, ho detto team. Ok. Se io clicco adesso mi viene fuori un quadrato perché è considerato nemico. Io sono team A, lui è team B. Ora andiamo. Razzo sì, ti schianti, bravo. 2 a 10, continua a volare. Qui abbiamo una torretta e dei missili terra-aria. Questi qui sono terra-aria. Io ho un modulo qui. Il radar data receiver, io posso attivare data link radar e ora ho i dati del radar sul mio craft. Attimo che loco. Anche se non ho effettivamente un radar sul mio craft, quindi è una cosa molto utile. Io posso fare questa piccola batteria antiaerea e attimo che ok, armato, intercept. Questa piccola batteria antiaerea senza avere un radar a mia disposizione, lo posso mettere da qualche parte sopra il VAB, non lo so come ho fatto io, e poi lasciare fare a tutto. Come vedete c'è anche un piccolo puntino perché quello sarebbe dove devo sparare per anticipare la traiettoria, però io non mi interessa, fuoco. Ah già, non ho messo l'action group. Fammi sparare? No. Sì, se non locco il target però. Locco il target. Non lui. Fire. Ok. Ora switchiamo sul razzo. Indietro perché il volume è troppo alto. E a 10 eliminato. Questa è la nostra artiglieria antiaerea però con cannone. Ora voglio fare una cosa. Intanto goalkeeper attivato, sì, però armato. Guard menu. Intanto un attimo che disattivo. Ora il guard menu mi permette di creare una specie di intanto a che velocità sta andando il bo ciao. Una specie di bolla di sicurezza in cui se qualcosa entra in questa bolla di sicurezza, intanto attiviamo qui data link, perfetto, lo chiamo lui come target. Se qualcosa entra in questa bolla di sicurezza verrà automaticamente distrutto. Ora io se attivo il goalkeeper, target loccato, dov'è? Lo trovo, ecco. Un attimo, unlock. No, 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 disability. Ok. Si posso fare slave turret, data link radar, loccare. E praticamente la torretta, come vedete, andrà a mirare automaticamente il bersaglio, senza sparare però. Ora, come vedete, guard mode. Posso impostare un visual range. Io metterei ad esempio 600 metri. Sì. Fire interval 8 secondi. Guard mode attivato. Attiviamo il goalkeeper, settiamo il target.
Ora io prenderò il controllo dell'aereo e tenterò di avvicinarmi all'antiaerea. Se ci riesco senza morire. Come mai non mi spari? Ok, sono qui con un F-106 con le bombe, non so perché. Ho appena alloccato su un target, che è sempre il nostro amico caro armato. Ora posso mandare il segnale GPS. Come vedete ho le coordinate. E quando sgancerò la JDAM in questo cerchio. Ovviamente il bersaglio deve essere dentro il cerchio, mi pare abbastanza ovvio. Ok, spara. La JDAM andrà a correggere la sua traiettoria automaticamente per colpire il carro armato. Mi sa che non è abbastanza veloce. Vediamo se questa volta corregge. Addio, caro armato, mi spiace. È un po' esploso. Ultima cosa che voglio provare sono combattimenti tra aerei. Dov'è l'altro aereo? Ok. Ultima che attivo il bot. Activate pilot. Bene. Con il nostro aereo caccia. Ok. Attiviamo weapons. Allora, AIM 120 ci serve il radar, che non è un problema perché ce l'abbiamo integrato, ma possiamo anche unire il radar di terra con il radar dell'aereo. Viene fuori questa cosa qui. Questo cono di 120 gradi è il radar dell'aereo. Questo e tutto il resto è il radar di terra. Mi permette di avere una visione migliore del campo di battaglia. Ok, abbiamo un amico, quindi un attimo che lo metto team B. Armato. Voglio il mio aereo, ok. Io sono team A, ho al momento gli AIM-120, quindi i razzi. Beh, ne ho uno però, shh. Razzi radar. Pronto a sparare. Spengo, AIM-120 che va verso il nostro drone. E il drone è distrutto. Il nostro drone aveva anche i flare e i chaff, però ha deciso di non spararli per qualche strano motivo. Gli AIM-9 sono dei razzi a guida calore. Ok, come vedete c'è questo cerchio che fa questo anche rumore strano, e quando il target è nel cerchio cambia anche il suono. Ora, spero che il mio bot sia abbastanza intelligente, perché sto per sparargli giusto qualche AIM-9. Non è abbastanza intelligente. A volte i bot sono. Beh, forse perché ero troppo vicino, però normalmente i bot utilizzano flare, cioè possono utilizzare, io mi sa che non li ho impostati, vabbè, flare, chaff, il pod per le contromisure radar, che c'è anche quello, però sono troppe robe, non posso mostrarvele in un video altrimenti viene fuori troppo lungo e mi sa che è già troppo lungo questo video. Sì, a volte, ad esempio, se sparate gli AIM-9, quindi quelli a guida calore, loro spengono i motori, così il razzo
lo evita, a volte si avvicinano al suolo così il motore, il razzo si schianta. Sono davvero intelligenti. Forse troppo. Quindi, come ho detto prima, le funzionalità, tutte le varie feature di questo mod sono tantissime. Io ne ho mostrate solo alcune, le principali, diciamo, le principali per ogni tipologia. Si possono fare comunque i combattimenti, ad esempio 3 contro 3, mettete un team A, team B, fate i combattimenti, mettete basi a terra, razzi, tutto, carneficina ovunque. Sarà anche parecchio difficile perché, come ho detto, sono troppo furbi questi bot. Troppo. E sanno anche mirare con le gavotto, quindi attenzione. Quindi, un saluto dal team di Carbolitalia, Alberto.